Nel 2017 è partito un grande progetto della società operaia di mutuo soccorso e distruzione di Pordenone, che ha avuto come tema i principi fondamentali della Costituzione, appunto, della Repubblica Italiana. Sotto forma dapprima teatrale per i ragazzi delle scuole, e abbiamo avuto in questa occasione la collaborazione delle amministrazioni comunali, della Prefettura di Pordenone, della Regione Friuli Venezia Giulia e di varie associazioni del territorio. Nell'ultimo triennio abbiamo assistito a un evolversi naturale di questo progetto, con la stampa del libro La Guida Galattica alla Costituzione, la Costituzione Italiana a fumetti, realizzate in collaborazione con il PAF di Pordenone, autori Alessandro Lise e Alberto Talami. Stampato appunto in 20.000 copie, destinato appunto alle scuole di Pordenone e provincia, ma anche di tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Abbinato a questa pubblicazione c'è stato uno spettacolo diretto dalla regista Martina Boldarin, che ha avuto come interpreti gli allievi delle scuole del liceo Leopardi Maiorana di Pordenone. Oggi siamo qui a Novigrad, Cittanova d'Istria, abbiamo la conclusione di questo lungo percorso e presenteremo lo spettacolo e anche questo libro alla comunità italiana. Penso che la Costituzione italiana a fumetti sia una sfida vinta grazie alla grande lungimiranza innanzitutto della presidentessa Rosa Saccottelli, che in anni non sospetti ha voluto credere nel fumetto. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto nel 2018 e noi come Palazzo del Fumetto siamo arrivati con una proposta, diciamo, atipica, perché quando si parla di fumetti per raccontare cose importanti, come è stato magari il lavoro di Enzo Biagi sulla storia d'Italia, si è abituati a un'estetica e a una narrazione seriosa. Noi abbiamo cercato di creare una storia che fosse avvincente per le generazioni giovani a cui era destinato il progetto, e quindi abbiamo deciso di abbracciare come stile qualcosa che potesse piacere non solo nel momento in cui lo stavamo progettando, ma qualcosa che fosse anche un po' d'avanguardia per i tempi in cui sarebbe poi uscito il fumetto, che è stato pubblicato a ottobre 2022. Chi abbiamo scelto? Abbiamo scelto Alessandro Lise, che aveva vinto all'epoca il premio come miglior sceneggiatore, e Alberto Talami, il disegnatore che lavora con lui da ormai tantissimi anni. Loro sono autori che operano non solo nelle narrazioni per ragazzi, ma che si sono fatti le ossa con tantissimi volumi, chiamiamoli educativi, in cui hanno unito sia una parte narrativa di intrattenimento a quella più informativa. Certo, non volevamo che venisse a mancare un supporto davvero legislativo, normativo, di approfondimento, e per questo abbiamo contattato Sara Loffredi, che aveva già lavorato a un suo volume dedicato alla Costituzione italiana, che ci ha aiutato a dare quei giusti approfondimenti che permettono a questo fumetto di diventare anche uno strumento per fare didattica in aula. Di sognare in grande. Tu non hai il diritto di lamentarti. Tu non hai il diritto di esporti. Di manifestare. Di essere libera. Di essere anticonformista. Di essere pienamente felice. No! Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso la parola, lo scritto e qualsiasi altro mezzo di diffusione. Articolo 21 della Costituzione italiana. Sono molto
orgogliosa e molto soddisfatta anche del risultato finale di questo progetto. C'è stata un'accoglienza molto calorosa, il pubblico l'ha accettata molto molto volentieri. È stato fatto questo progetto con 4 scuole e oggi vedere tutti gli alunni riuniti nella stessa sala mi ha riscaldato il cuore. Ho avuto la conferma di quello che pensavo già, tutto il mondo è paese, tutti i giovani hanno gli stessi pensieri, possono essere croati, italiani, sloveni, cioè europei, anche fuori dall'Europa. Secondo me hanno capito il messaggio della Costituzione italiana, hanno capito il messaggio dei primi 12 articoli, che bene o male sono quelli comuni a tutti i paesi, chiamiamoli civilizzati. Perciò sono molto contenta, mi ha fatto anche tenerezza, mi hanno fatto tenerezza le domande dei ragazzi all'autore del libro, perché proprio si vede che sono dei ragazzi che amano la libertà, però amano anche il loro paese e vogliono che il loro paese sia sempre bello, interessante e che le cose funzionino. Voglio ringraziare proprio la storica società operaia di mutuo soccorso di Pordenone per aver dato a noi la possibilità di portare questo spettacolo a Cittanova e di aprire così una collaborazione che chissà può anche avere degli sviluppi in futuro. L'articolo che mi ha colpito di più è l'articolo 8, che è incentrato sulla tutela di tutte le religioni nel territorio italiano ed è un qualcosa che secondo me è molto importante da ricordare, che molti si dimenticano, e averlo tra i primi 12 articoli secondo me è un qualcosa che simboleggia tanto, ecco, quindi mi sta molto a cuore. L'articolo che mi ha colpito di più è l'articolo 11, soprattutto in questi tempi di guerra, in cui la Costituzione recita che effettivamente l'Italia ripudia quella che è la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti. L'articolo che mi ha colpito di più è l'articolo 9, che si basa sulla promozione della cultura in Italia, e mi ha colpito perché è appunto tra i 12 principi fondamentali e quindi segna l'importanza di conoscere e di informarsi sulla bellezza che ci circonda nel nostro territorio. L'articolo che mi ha colpito di più è l'articolo 9, anche per me, sì per la cultura, ma specialmente per la seconda parte di questo articolo che è stata aggiunta recentemente, che riguarda l'ambiente, la tutela dell'ambiente, e di questi tempi insomma penso che sia una delle cose fondamentali che ognuno di noi deve cercare di comprendere e interiorizzare per cercare a vivere in un mondo migliore. Ecco. È inclusiva. Profonda. Interessante. Ispirante. Conciliatrice. Sintetizzante. Completa. Nella mia vita di cittadino penso che questa esperienza mi abbia lasciato la concezione che non siamo da soli in questa società. Prima ero molto più individuale, pensavo più a quello che volevo io, che è un qualcosa che ci sta, perché comunque devi essere felice tu te stesso, però non puoi sottrarti al fatto che all'interno di questa società in cui tutti stiamo lavorando per tutti gli altri oltre che per noi stessi, di isolarti, ecco, è un qualcosa, la concezione dell'altro. Questa esperienza di certo mi ha aiutato a vedere la Costituzione da un altro punto di vista, non solo quello scolastico, che a volte è anche molto noioso, ma vederlo da un altro punto di vista più personale, anche perché ci abbiamo messo all'interno le nostre emozioni, le nostre esperienze, e secondo me questo è stato molto formativo, ecco.
Conoscevamo già comunque il contenuto dei primi 12 articoli della Costituzione, per esempio anche grazie alle istituzioni scolastiche, alle scuole superiori, molti di noi hanno comunque trattato questi 12 articoli anche per quanto riguarda la tutela dei beni culturali negli indirizzi un po' più umanistici, ma anche soprattutto per la parte storica. E infatti il contenuto di questi articoli delinea i caratteri fondamentali della Repubblica, gli obiettivi che si pone la Repubblica, dunque la tutela dei beni culturali, delle minoranze e ovviamente anche qual è la bandiera che è il simbolo della Repubblica. Ho trovato molto interessante soprattutto la lingua, è molto simile a un nostro dialetto, è bellissimo da sentire in un posto in cui io non ero mai stata qui, e anche i ragazzini che sono venuti a vederci lo spettacolo li ho trovati molto educati e molto curiosi, che è una cosa che non si trova dappertutto, e quindi penso che tutti quanti abbiamo apprezzato le loro domande e ci ha fatto molto piacere. La mia impressione dopo aver fatto questo spettacolo qui a Novigrad è che la popolazione italiana, che ovviamente avrà avuto difficoltà, ma è riuscita appunto con successo a vivere in questo paese, la trova appunto un paese caloroso, molto accogliente. Vi ringrazio ancora per i dolci dopo lo spettacolo, erano buonissimi. Accompagnare un gruppo teatrale di giovani ragazze e di giovani ragazzi nella città croata di Novigrad, città nuova, per incontrare i loro coetanei e discutere della Costituzione a fumetti è stata un'esperienza veramente incredibile. Abbiamo trovato una platea piena di giovani appassionati di questo linguaggio e uniti da un'unica cosa, la passione per i fumetti. È stata un'occasione imperdibile di mettere in comunicazione giovani che, anche se sono a 300, 400, 500 km di distanza, sono uniti da un linguaggio senza confini che racconta in modo divertente, ma anche serio, un argomento veramente fondamentale, quello dell'educazione civica. Fondamentalmente la Costituzione è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi era un momento in cui bisognava ricostruirsi, no? L'Italia era un cumulo di macerie e bisognava emergere da queste macerie, e anche dopo la pandemia in qualche modo ci siamo dovuti ricostruire, soprattutto i giovani che sono stati molto male, anche noi adulti sicuramente, ma soprattutto i ragazzi. I risultati sono stati quelli che mi attendevo, perché ciascuno di loro ha avuto il coraggio di salire sul palco, ha avuto il coraggio di dire la sua, si è emozionato, abbiamo pianto, abbiamo parlato, abbiamo riso, abbiamo lavorato con la mascherina e alla fine quello che abbiamo raggiunto è stato un risultato in cui siamo riusciti a parlare della Costituzione, ma siamo anche riusciti a parlare di noi.